Cristiani e cristiani amici, buongiorno da Giuseppe Ruggieri, da San Pino Cina, provincia di Messina. Parliamo brevemente della CR Messina, da non confondere con l'altra squadra, c'è cioè a Messina, c'è cioè l'FC Messina, perché una situazione molto bizzarra qua a Messina, nel campionato di Serie D ci sono ben due squadre nello stesso girone, e invece di formare una squadra sola che potesse lottare per il vertice, ci sono due squadre, la CR Messina e l'FC Messina. La CR Messina, che è la squadra che ha più seguito dei tifosi, che per tradizione è la squadra in cui tutti il tifo organizzato la segue, mentre l'FC è nata dopo che si chiamava Città di Messina e non è tanta ben vista dalla tifoseria locale. Però sta di fatto che l'FC è al terzo posto, mentre la CR Messina naviga in zone di media classifica. Un Messina che era partito quest'anno dei propositi di lottare per il vertice, anche se già si sapeva che con la corazzata Palermo nel girone sarebbe stato difficilissimo lottare per il proposito, però le aspettative nel mese di agosto erano quelle di quantomeno lottare con il Palermo per il proposito. Invece il Messina si trova a fare l'ennesimo campionato anonimo cercare di agguantare un posto nei playoff, che alla luce degli ultimi risultati sembra un'utopia, e la sconfitta interna contro il Magna di Ragusa è stato un brutto segnale di allarme, che forse bisognerà cominciare a guardare quelle che vengono di dietro le squadre anziché le squadre avanti per i playoff. Messina che non ha giocato contro il Magna di Ragusa, sconfitta strameritata, un tiro solo in porta in 90 minuti. Non so cosa c'è che non va. La cura Zeman mi sembra non ha fatto effetto. Zeman, Karel, figlio di Zdenek Zeman, mi sembra dopo una partenza migliore i risultati non stanno arrivando. Un Messina che domenica gioca a Marsala, Marsala si trova nel basso fondo della classifica e quasi quasi diventa uno scontro diretto, perché vi ripeto, alla luce degli ultimi risultati e del non gioco, meglio guardare indietro che cominciare a guardare avanti. Da Giuseppe Ruggeri, solo per il momento è tutto. Un saluto a tutti gli amici romani e in particolare all'amico Roberto De Angelis. Ciao a tutti.